Siamo tutti salvi? Oggi lo vedremo in questo nuovo video, dove andremo a parlare del decreto legge 29 maggio 2024 numero 69, altrimenti noto come decreto salva casa, che ha come obiettivo quello di regolarizzare le piccole irregolarità edilizie che abbiamo all'interno o all'esterno dei nostri appartamenti e che fino ad oggi rendevano difficoltosa o a volte impossibile la vendita di questi appartamenti. Prima di addentrarci in questo video, mi presento, io sono Fabio Gramignan, sono un agente immobiliare, mi sono abilitato a questa splendida professione nel 1996 a Milano. Dal 2006 mi occupo di intermediazione immobiliare nella splendida Valle d'Aosta. Se vuoi rimanere aggiornato su tutte le novità del mercato immobiliare in Valle d'Aosta, iscriviti al mio canale YouTube Fabio Gramignan Immobiliare Valle d'Aosta. Adesso andiamo a leggere insieme le slide di questo decreto che ho preso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Decreto legge salva casa. Decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. Gli obiettivi del decreto legge. Il decreto legge contiene disposizioni urgenti e puntuali per salvare le nostre case da una normativa rigida e frammentata, fatta di procedure amministrative incerte che ostacolano la commerciabilità dei beni e precludono l'accesso a mutui, sovvenzioni e contributi. Non si tratta di un condono, il decreto interviene solo nelle casistiche di minore gravità. Interventi sulle minori difformità: edilizia libera, tolleranze costruttive, tolleranze esecutive, parziali difformità, stato legittimo dell'immobile, mutamento della destinazione d'uso. Interventi sulle minori difformità, edilizia libera. Sono da ora considerate in edilizia libera le vetrate panoramiche amovibili, anche per i porticati rientranti all'interno dell'edificio, le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia composta da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determinino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo e ingombro apparente disarmonici. Interventi sulle minori difformità, tolleranze costruttive. Sono considerate tolleranze costruttive gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, entro il limite massimo del 2% per superficie utile maggiore di 500 metri quadri, 3% per una superficie utile compresa tra 300 metri quadri e 500 metri quadri, 4% per una superficie utile compresa tra 100 metri quadri e 300 metri quadri, 5% per una superficie utile da 0 a 100 metri quadri. Le tolleranze possono essere asseverate da un tecnico abilitato. Tolleranze esecutive. Per tolleranza esecutiva si intendono le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 sono incluse tra le tolleranze esecutive il minor dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni, la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere, gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. Accertamento di conformità. Finora l'accertamento di conformità poteva essere chiesto solo quando veniva dimostrata la cosiddetta doppia conformità. In altre parole, l'opera doveva essere conforme alla normativa edilizia ed urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza. Il decreto salva casa semplifica la normativa richiedendo la doppia conformità solo nei casi più gravi. Per le parziali difformità possono essere sanati gli interventi che, all'epoca della realizzazione,
erano coerenti con le norme edilizie e che oggi sono conformi alle normative urbanistiche. Quali sono i tempi? Si supera il silenzio rigetto e si introduce il silenzio assenso. Significa che se l'amministrazione non risponde entro i seguenti termini, l'istanza si considera accettata e, in particolare, 45 giorni per un permesso in sanatoria, 30 giorni per una segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta SCIA. A queste tempistiche, per immobili soggetti a vincolo paesaggistico, si aggiungono fino a 180 giorni. In ogni caso, si prevede il pagamento di una sanzione in relazione all'aumento di valore dell'immobile. Gli introiti delle sanzioni potranno essere utilizzati per la demolizione di opere abusive o iniziative di rigenerazione e recupero urbano. Stato legittimo dell'immobile. Il decreto legge salva casa riduce gli oneri amministrativi per i cittadini. Per dimostrare lo stato legittimo sarà sufficiente presentare il titolo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio e anche in sanatoria. Ne deriva quindi che le parziali difformità che saranno sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo di un immobile. Mutamento destinazione d'uso. Col decreto legge salva casa viene semplificato il cambio di destinazione d'uso di singole unità immobiliari, nel rispetto delle normative di settore e di eventuali specifiche condizioni comunali. All'interno della stessa categoria funzionale, il mutamento della destinazione d'uso sarà sempre ammesso. Tra diverse categorie funzionali, il mutamento della destinazione d'uso sarà ammesso limitatamente alle categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, in ogni caso all'interno delle zone centro storico, residenziali consolidate, residenziali in espansione. Sono escluse dalle semplificazioni le unità immobiliari al primo piano fuori terra. Rieccoci qua. Bene, spero che questa lettura condivisa che abbiamo fatto possa aiutarti per capire se questo decreto risolverà magari qualche problemino che hai sul tuo appartamento. Una cosa molto importante: rivolgiti sempre a un geometra, architetto, ingegnere, insomma un tecnico abilitato per sottoporre la tua casistica, il tuo problema e per capire se potrai utilizzare il decreto legge 29 maggio 2024 numero 69. Io spero che questa lettura condivisa possa esserti stata utile. Ti faccio un grosso in bocca al lupo per la vendita della tua casa. Prima di salutarti ti ricordo di cliccare mi piace a questo video, iscriverti al mio canale YouTube Fabio Gramignan Immobiliare Valle d'Aosta, dove troverai altri contenuti video dove ti racconto come faccio a vendere casa nel minor tempo e al miglior prezzo possibile. Non mi resta che mandarti un grande ciao da Fabio Gramignan e il tuo agente immobiliare in Valle d'Aosta.